Questo è un presidio per far sentire la nostra pressione. Noi vogliamo che vengano in aula immediatamente a riferire sui fatti che sono accaduti. Il Movimento 5 Stelle non accetta assolutamente la volontà di questo governo di rimandare il problema e di non venire a rispondere in quest'aula al Parlamento italiano, ma soprattutto di venire a rispondere in quest'aula ai cittadini della Basilicata, ai cittadini della Sicilia, a tutti i cittadini. Già il metodo con cui provavano a far passare questa legge era talmente strisciante e viscido che deve far sospettare del merito. Infatti andiamo a vedere il merito e vediamo che favorisce la Total, e intorno a quella legge si è costituito un comitato d'affari. La Boschi realizza il ricatto vero e proprio al Parlamento, perché nella legge di stabilità inserisce questo emendamento dicendo a tutti i parlamentari della sua maggioranza, dice: o lo firmate o lo votate a favore o ve ne andate tutti a casa. Lunedì alla Camera si voteranno le riforme costituzionali, o almeno inizierà il percorso. Per noi è incredibile che una maggioranza e un governo che è appesa a un filo, cioè appesa a una mozione di sfiducia che verrà discussa al Senato il 19 aprile, modifichi la carta più importante del nostro Paese. Anche per questo noi chiediamo ufficialmente un incontro al Presidente della Repubblica, cioè Mattarella, per parlare del caso Trivellopoli, cioè un caso di corruzione che potrebbe avere una portata maggiore di Tangentopoli. E gli chiediamo un monito da mandare alle Camere per chiedere che venga posticipata la riforma costituzionale a dopo la votazione della mozione di sfiducia al Senato. Il Presidente del Consiglio, non eletto da nessuno, dice una cosa e immediatamente arriva la smentita. Parla di un Partito Democratico onesto e scoppia il caso di Mafia Capitale. Parla dei risultati del Jobs Act, finiscono gli incentivi, tra l'altro non sono soldi che tira fuori Renzi, gli incentivi sono soldi nostri, e immediatamente sale la disoccupazione. Qui al sud ci sono sacche di disoccupazione giovanile che raggiungono il 60%, peggio che in Grecia. Il governo è immischiato nello scandalo del petrolio. Ecco, lui dice che querelerà tutti coloro che dicono che il governo è immischiato nello scandalo del petrolio. Volete dire qualcosa? Il governo è immischiato nello scandalo del petrolio. Querelaci tutti, Renzi, querelaci tutti. Non basta che se ne sia andata a casa la Guidi, non basta neppure che si dimetta la Boschi, si devono dimettere tutti quanti. Con questo decreto reinserite l'anatocismo bancario, la maturazione di interessi sugli interessi, come fanno gli usurai, e nuove cartolarizzazioni coperte dallo Stato con i soldi che erano destinati a garantire i debiti che la pubblica amministrazione non ha ancora pagato ai suoi creditori. E questi sarebbero provvedimenti a favore dei cittadini, delle piccole e medie imprese, a favore dell'economia. A noi cittadini servono atti concreti che ci consentano di vivere serenamente e dignitosamente, come il reddito di cittadinanza, che è fermo da mesi e mesi in commissione, di cui non volete neppure parlare. Oppure leggi come la class action per difenderci dai soprusi dei potenti, già approvata alla Camera ma ferma in Senato. Sono due mesi che l'Egitto, nostro alleato per l'amor di Dio, ci mente costantemente e io non ho capito se lei si è indignato. Dopo due mesi che appunto un ragazzo italiano è stato torturato. Tipo, io sono due mesi, ministro, che l'ascolto sempre dire la stessa frase: non accetteremo verità di comodo. Forse non accetterete verità di comodo, ma sono due mesi che state accettando menzogne di comodo. Ma è possibile che invece siamo sempre noi ad abbassare la testa, dal Cermis ai Marò, passando per Giulio Regeni, dimostrando sempre un comportamento da tappetini arabi in questo caso? Che cosa ha intenzione di fare qualora dopodomani la collaborazione con le autorità egiziane si dovesse dimostrare ancora una volta scarsa, mediocre, tra l'altro parole dette da lei in questi due mesi? Che cosa ha intenzione di fare? Ha il dovere di dirlo ad un Parlamento, alla Camera dei Deputati, e ancor di più a dirlo un'opinione pubblica che spesso è più colpita da queste tragedie di quanto non siate colpiti voi, ministri della Repubblica Italiana. È 4 mesi e mezzo che ci prendete per il culo! Basta! Ci dovete
Non solamente rimborsare, ci dovete pagare anche danni morali e materiali che ci avete fatto! Le vittime del decreto salvabanche sono scese in piazza. La realtà dei fatti ci mostra che i conti delle loro banche non erano messi male grazie alla cattiva gestione, che sicuramente c'è stata, ma erano messi veramente male grazie all'azione della Banca d'Italia. Questo governo, cameriere dei banchieri e dei petrolieri, ha fatto 11 provvedimenti a favore delle banche. Oggi Renzi ci verrà a raccontare la sua bagnola, bagnole fatte di commissariamenti e di proposte che non seguono per nulla le richieste fatte dai cittadini, dai comitati e da chi ha manifestato sempre per bagnole. Noi del Movimento 5 Stelle oggi a Napoli abbiamo fatto un presidio in centro e abbiamo portato le nostre proposte al prefetto. Nostre proposte che sono in alternativa al piano del commissario di governo. Il Movimento 5 Stelle non è contro nessuno ma è a favore della città. Il Movimento 5 Stelle non ha oboli politici da spendere come De Magistris o come il commissariato di governo, che deve rendere conto a un governo centrale, agli imprenditori e agli speculatori che vogliono costruire su Bagnoli. Invece noi vogliamo restituire Bagnoli alla città, che sono due cose completamente diverse e non si possono sposare, perché un progetto è degli imprenditori, un progetto è dei cittadini. Queste due cose non possono essere messi insieme dalla cabina di regia. Abbiamo appena concluso la nostra sesta conferenza sull'euro e il futuro dell'eurozona all'interno del Parlamento europeo. Abbiamo avuto i contributi del professor Sapir, del professor Oppenheimer dall'Università di Oxford e il professor Vogel dall'Università di Mannheim. E siamo riusciti a dibattere e a arrivare alla conclusione veramente che oggi l'euro può essere mantenuto solo attraverso una violazione delle prescrizioni delle costituzioni nazionali. Come ha ribadito il professor Sapir, il tempo che ci rimane è veramente poco. Credo che quest'estate, quando scadranno circa 3 miliardi di euro di bond detenuti dalla BCE e emessi dalla Grecia, e quando ci sarà il referendum per la permanenza nell'Unione Europea del Regno Unito, l'Eurozona riceverà una spallata, riceverà sicuramente una pressione, e torneremo veramente a parlare di Grexit e di dissoluzione dell'Eurozona. Abbiamo assistito con sconcerto ad un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, nella quale il ministro della difesa Roberta Pinotti ha avuto il coraggio di sostenere che tra i nostri militari non esiste alcun problema di uranio impoverito. Questa mattina, ancora scossi dalla gravità di una simile affermazione, ci siamo svegliati con la notizia della 331esima vittima. Un tumore fulminante ha stroncato nel giro di pochi mesi la giovane vita di Gennaro Giordano, 30 anni, lascia la moglie e una figlia. Oltre 3.000 sono i nostri militari colpiti da patologie oncologiche riconducibili all'esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti come l'uranio impoverito, cui sono esposti durante le missioni internazionali a cui partecipano, oppure a vaccinazioni scriteriate. Tutti gli eserciti degli stati nostri alleati difendono con adeguate strumentazioni i loro militari, noi no. Alle sofferenze della malattia aggiungiamo anche l'indifferenza di uno Stato che gli nega qualsiasi tipo di assistenza. Presidente, nei prossimi giorni, insieme ai miei colleghi della commissione di inchiesta sull'uranio impoverito, valuteremo le azioni parlamentari da intraprendere per tutelare la dignità di queste vittime, così gravemente vilipesa dal ministro della difesa. Dunque, cari amici, siete a Bruxelles. Godetevi quei due giorni che state lì, spesati con i soldi dei parlamentari, vi hanno invitato lì. Vi serviranno una pizza come abbiamo fatto noi con gli attivisti, voi siete la disgrazia di questo paese. Quello che stiamo facendo questa sera qui a Bruxelles è quello che normalmente facciamo sul territorio, dove ci svestiamo gli abiti dei parlamentari e ci mettiamo gli abiti dei cittadini che servono altri cittadini. E con l'occasione non possiamo non ricordare a tutti che il 17 aprile abbiamo l'occasione come cittadini di dire sì per dire no alle trivellazioni. Vi invitiamo tutti a partecipare a questo momento di democrazia. Andiamo a votare il 17 aprile, diciamo sì, votiamo sì per dire no alle trivellazioni.
Ecco, lui dice che querelerà tutti coloro che dicono che il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Vuole chiedere qualcosa? Il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Querelaci tutti, Renzi, querelaci tutti.